il 1° dicembre a Roma all'Atlantico e il 2 dicembre al Fabric di Milano. Saranno i miei primi 2 live, quindi me li devo godere al massimo. Io mi sto preparando con un pochettino di ansia, tanto tanto impegno, mi metto anche un po' alla prova, forse combattendo anche questa timidezza e quest'ansia che fanno parte di me. Saranno i miei primi 2 live, quindi me li devo godere al massimo. Non vedo l'ora di divertirmi e di cantare insieme a tutti quanti. Sto pensando anche di aggiungere nel live qualche traccia inedita che non è stata mai sentita o che magari non verrà inserita nel disco, perché sto scrivendo veramente tanto. Sono molto affezionata a tutti i brani che scrivo. In contemporanea sto lavorando al mio secondo disco. Ci tengo comunque che venga fuori la mia parte da cantautrice. Quello che prima mi sembrava un sogno, piano piano si sta per realizzare. A 18 anni, oltre a dover avere tanta passione, serve tanto tanto impegno e soprattutto costanza, che ho riscoperto in me quest'anno, grazie ad amici, perché prima non ce l'avevo così tanto. Su YouTube, di visualizzazioni, quando sono uscita ne ho trovato un botto, non me l'aspettavo. 1 milione di persone è un sacco, se ci pensi, veramente tanto. 10 milioni è 2 volte Roma, mi sa, quindi. E quando ero dentro non mi rendevo conto, ma nessuno di noi si rendeva conto di quante persone realmente fuori ci seguissero. Uscire fuori col disco nuovo, fare l'in-store è stata una bellissima conferma di tutto il lavoro che abbiamo fatto dentro e appunto il disco nuovo sarà la nuova conferma di quello che ho fatto fuori. Ciao amici di Fanpage, mi raccomando, 1° dicembre. Ciao amici di Fanpage, mi raccomando, 1° dicembre all'Atlantico a Roma, il 2 dicembre al Fabric di Milano, non mancate, vi mando un bacio.